Benvenuti in questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. Mi vedete strazoomata e con questa illuminazione molto frifi perché sono in stanza mia con la telecamera col treppiede appoggiato tipo così, sopra il letto piegata tipo con le ginocchia. Allora ragazzi, questo è un videovlog sui nuovi buoni propositi del 2018, cioè i miei buoni propositi del 2018 che vorrei condividere comunque sia con voi. Mi andava di fare questo video perché comunque è giusto che io usa comunque YouTube per sfogarmi in qualche modo, no? Ma mi conoscete da un sacco di anni, per cui sapete come sono fatta. Cambierò via via, ragazzi, inquadrature durante questo video perché già mi sto stancando così. Aspettate. Ok, mi sono seduta, forse è meglio così. Allora, due buoni propositi. Come ben sapete, ho iniziato praticamente l'OSA a ottobre, quindi sono 2 mesi interi che già ho fatto di corso e pass. A gennaio saranno 3 mesi. Questo vuol dire che mancheranno altri febbraio, marzo, aprile, gli ultimi 3 mesi di corso, slash 2 in realtà dovrebbe essere. Sì. Quindi gli ultimi 2 mesi di corso per poter concludere la teoria dell'OSA, per poter iniziare a sua volta la pratica, come appunto operatrice assistenziale in ospedale. Quindi il mio buon proposito è di concludere comunque sia questo corso, quindi di farmi le mie esperienze, di acquisire la cultura a livello teorica e di farmi l'esperienza a livello pratico entro la fine dell'estate, superare l'esame a luglio e avere questa qualifica. Quindi da gennaio fino a luglio avere finalmente la qualifica dell'OSA. Per tutta l'estate, io spero da agosto fino a ottobre addirittura, di poter lavorare appunto come OSA, quindi farmi appunto l'OSA, cioè nel senso farmi proprio sacrifici, farò molti 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 sacrifici, o sia a Catania o fuori, comunque ovviamente io troverò lavoro, e di poter lavorare, quindi non mi interesserà molto divertirmi ecco in estate, perché comunque mi piacerebbe invece trovare un lavoro comunque temporaneo proprio in questi mesi, agosto, settembre, ottobre, 3 mesi. Sarebbe buono che io lavorerei per 3 mesi, questo vuol dire 3 stipendi, bene o male, 500, 600 euro massimo, quelli che siano, me le piglierei volentieri, me le conserverei e a novembre, che io sappia, sempre del 2018, dovrei iniziare l'OSS, perché di solito fanno così il periodo del corso, quindi potermi pagare già in parte l'OSS e non farlo pesare ai miei genitori perché costerà molto. Se volete ve lo dico, l'OSS, almeno dove lo sto facendo io, costa 1600 euro e sono molti, no? Quindi spero di potermi pagare almeno io la metà e quindi iniziare l'OSS a fine del 2018, quindi da novembre fino all'anno prossimo ancora, ossia nel 2019. L'OSS dovrebbe durare all'incirca massimo 5 mesi, quindi inizierei a novembre del 2018 per poter finire ad aprile del 2019. Da fine del 2018 farò nuovamente un altro videoblog in cui dirò i miei nuovi propositi per il 2019. Ecco, per ora questa è la situation, quindi tutto l'intero anno del 2018 sarà tutto concentrato tra studio e fine corso OSA. Lavoro corso OSA, quindi lavoro OSA e poi inizio corso OSS. Quindi tutto l'anno di quest'anno nuovo che verrà, io mi dedicherò completamente con tutte le mie forze proprio a questi studi, al mio nuovo percorso di studi, al completamento del primo livello per poter poi iniziare a lavorare. Mi sono divertita parecchio comunque quest'estate, la scorsa estate, anni fa anche, quindi poi non è che non sono neanche un tipo che va sempre a mare tutti i giorni, per cui le mie esperienze estive e divertimenti me li sono fatti parecchio, per cui non mi interesserà tanto, anzi se sarò molto fortunata, magari, non lo so, qui se in Sicilia di trovare lavoro anche per questi mesi estivi sarebbe davvero una
un miracolo. Ovviamente a che fare col buono proposito è che se io non abiterò a Catania, nel senso troverò un lavoro magari sempre in Sicilia ma in un altro paese, dovrò comunque affittarmi una casa. Quindi porterò finalmente con me, faremo dei vlog, della home tour e sarà magari la prima esperienza che io farò com'è da vivere da sola, insomma. Quindi io spero non solo di finire gli studi, di iniziare a lavorare e in contemporanea vivere da sola, in modo tale da fare anche questa esperienza, cucinarmi, sistemarmi, pulire casa, dormire sola. E quindi mi servirà secondo me, perché il primo passo di vivere da sola mi farà capire se io sono pronto oppure no. E 2 o 3 mesi dell'estate, oltretutto, se anche sarebbe una zona marittima, sarebbe buono, è meglio ancora. Quindi il nuovo anno sarà un anno, secondo me, bello, pesante, tosto, ma decisivo per la mia vita futura in generale. E sono contenta che arriva. Ovviamente questi sono i miei buoni propositi, Dio mio, non so poi a livello di, non lo so, familiari, salute, cose, cioè, non so che cosa mi accadrà ovviamente perché non ho la sfera magica. Però questo è quello che sicuramente accadrà perché mi sono messa questi paletti nel 2018. E come altro buono proposito spero di perdere almeno altri 2 kg. Ricordate tutto il mio percorso che ho fatto quest'estate, sono giunta, ho perso ben 8 kg, sono arrivata a 63, se riuscirei a perdere l'anno prossimo altri 2, quindi arrivare a 61 sarebbe buono, in modo tale che sono tutti i chili che io ho acquistato, di perdere in totale 10 kg, sono tutti i chili che comunque io ho acquistato nel corso degli anni, insomma, quindi se poi lo riprenderei qualche chiletto in più non è la stessa cosa di prendere 10 kg. Ok ragazzi. Non so, questi sono i miei buoni propositi per l'anno nuovo, questo video penso che uscirà verso la prima settimana di gennaio, o forse anche la seconda, casomai. Scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono invece i vostri nuovi propositi per il 2018, se ve li fate ogni anno oppure no. Io vi posso dire comunque che l'anno del 2017, quest'anno che sta per concludersi, per me è stato un anno molto forte per certi punti di vista, è pieno di cose. A me il 2017 mi è volato in una maniera allucinante perché finalmente è stato un anno in cui io mi sono attivata nel campo dell'amore, dell'amicizia, della famiglia in generale, di fare tante attività, di uscire quasi sempre, anche di stancarmi di uscire, però a fare tante cose, un po' a sperimentare. E mi è servito parecchio. Per cui ve lo consiglio anche a voi di continuare a sperimentare con la vostra vita. Ragazzi, la vita è una sola, e una sola avremo. Quindi cercate di viverla al meglio, a 360 gradi, a 390, 480, inventate i vostri gradi di vita. Non fermatevi solo a una prospettiva di vita, ma conoscete tanti altri mondi, in modo tale che voi potete scegliere qual è la realtà che volete vivere, perché siete fatti così, perché il vostro carattere è fatto in un certo modo, non abituatevi a vivere una sola realtà. Molto spesso siamo circondati di una sola realtà, che poi è la realtà magari che viviamo tutti i giorni, ma non è detto che questa realtà può durare per sempre, no? Poi stavo dicendo, cercate di vivere la vostra realtà, non perché gli altri comunque ve la impongono, ok? Magari potete essere giudicati, ma fregatene. Veramente, ve lo dico col cuore, fregatene, futti e futtitinni, al mio paese si dice. Cioè, fottete alla grande e fate, 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 fate. Anche perché, ripeto, la vita è una sola, la vita è la vostra, una sola ne avete. Cercate di, come posso dire, sfruttarla al meglio, quindi cercate di scoprire veramente che cosa voi volete dalla vita e non cosa la vita vuole da voi, ok? In qualche modo siete venuti al mondo, c'è un motivo, c'è uno scopo, c'è sempre un obiettivo. Cercate di vivere la vostra vita al meglio, ok? Questo è un augurio che veramente ve lo faccio con tutto il cuore per ciascuno di voi. Litigatevi con i vostri genitori se dicono cose senza senso, con i vostri amici, combattete, lottate, ecco quello che voglio dire, lottate per i vostri ideali o per i vostri sogni. Magari non vi parleranno i primi tempi, magari non vi cagheranno, magari soffrirete parecchio, ma poi alla fine ne verrete fuori a testa alta e sarete felici di come siete.
Perché se voi, scegliete la vita che volete vivere, col passare degli anni non sarete così tristi, malinconici o repressi come tutte le persone magari incazzate o acide che vedete intorno a voi. Le persone incazzate e acide che vedete intorno a voi sono tutta una serie di persone che purtroppo hanno scelto di vivere quella sola e unica realtà che conoscono e sono seccati con se stessi, perché ormai magari è troppo tardi o perché non hanno più voglia di cambiare. Ma voi, se siete giovani, fatele le cose. Scegliete gli studi che volete, scegliete le persone con cui volete stare. Nessuno vi può comandare tranne che voi stessi. La mente umana è qualcosa di straordinario e meraviglioso. Il cervello umano è fantastico. E ciascuno di noi è fatto in un certo modo perché è giusto che deve essere fatto in un certo modo. E concludo con una citazione di Forrest Gump. Se Dio avesse voluto che dovevamo essere tutti uguali, avrebbe dato a tutti un apparecchio alle gambe. Che dite? E con questo vi auguro sempre di essere gentili, di amare tanto e non fare niente che io non farei. Bocciana del cuore. E benvenuto 2018. Ti aspetto a braccia aperte.